Su di Roberto in esclusiva per 8 Channel. Nunzio, si esce con un'altra sconfitta, la seconda consecutiva. C'è amaro in bocca, ma forse per come è maturata questa sconfitta rispetto a Carpi. Nel primo tempo avevate tenuto abbastanza bene il campo, poi col tuo ingresso, passando al 4-3-3, giocando a specchio, avete anche dato qualche grattacapo al Pescara. Poi questo calcio di punizione, non c'è stata una reazione che ha dato magari la possibilità alla Sanità di riuscire ad andare a prendere il pareggio. Che comunque c'è rammarico, perché comunque era una partita, diciamo, che stavamo, era lotta, cioè, lottavamo tutte e due squadre su tutti i palloni, comunque era una partita che, diciamo, che il pareggio era giusto. Poi è venuto questo gol su punizione, tra l'altro un bel gol pure, e ci ha un po' disorientati, infatti adesso siamo abbastanza rammaricati, perché un'altra sconfitta. Abbiamo cercato poi comunque pure dopo di pareggiare la partita, abbiamo poi comunque loro adesso poi si sono abbassati quasi tutti, era più difficile pareggiarla. Dobbiamo lavorare ancora e dobbiamo assolutamente vincere in casa. Ecco, un momento di difficoltà ed è chiaro, i risultati non arrivano, tu sei un giocatore di esperienza, hai tanti campionati alle spalle, anche campionati importanti, come si esce da questo momento di difficoltà? Al di là del lavoro, ecco, perché mentalmente la squadra ora ha il morale sotto i tacchi, si sente anche dalle tue parole. No, diciamo che sto così perché poi dopo una sconfitta sì, è normale che stai male. Se ne esce così, al di là del lavoro, con la testa giusta, fare le cose giuste e pensare comunque in positivo durante la settimana, non soffermarsi magari sulla negatività, sulle cose che magari ti possono danneggiare, devi pensare sempre in positivo e cercare di lavorare bene, perché comunque c'è solo una strada, è quella del lavoro, e farlo con tranquillità, serenità, e sono sicuro che magari così verranno pure i risultati. Torna Ricci a centrocampo, Signorelli potrebbe ritornare disponibile, Della Rocca oggi è sceso in campo, ha cominciato a riprendere confidenza col terreno di gioco, non giocava da settembre, sono dei rientri importanti per voi, soprattutto in quella zona dove nelle ultime gare avete veramente avuto gli uomini contati? Innanzitutto vorrei Della Rocca, vorrei fargli comunque i complimenti, perché non giocava da tanto e ha dimostrato comunque quello che comunque ha fatto in carriera. E poi serviranno tutti fino alla fine, servirà Ricci, Signorelli, tutti i centrocampisti serviranno, perché dobbiamo stare uniti e dare tutti qua, perché il contributo di tutti fino alla fine adesso è indispensabile. Sanitana che subisce la tredicesima rete, ecco, sta diventando anche questo un problema abbastanza evidente, si vince in 11, si perde in 11, si difende in 11, si attacca in 11, quindi è un po' colpa di tutti, ecco, questa difficoltà anche nel prendere tutte queste reti. No, sì, sicuramente quando fai un gol o lo subisci, il merito è quando lo fai è di tutta la squadra, lo stesso quando lo prendi sono i demeriti di tutti. E purtroppo sono tanti piccoli errori che poi alla fine vanno a intaccare il risultato. Però oggi alla fine non è che non abbiamo fatto nessun errore, è stato dovuto questa punizione al limite, è stato bravissimo anche lui comunque a fare un bel gol, perché poi l'ha messa proprio all'incrocio. Dobbiamo stare sereni, però con la testa giusta, concentrata, e pensare a fare subito risultati. Grazie. Ecco, ci vediamo. Ciao, grazie.